Piero della Francesca non l'avrà presa bene, ma in ogni luogo che ospita una sua opera c'è sempre un momento per favorire delle polemiche. Madonna del Parto a parte, visto che a Monterchi le diatribe risalgono agli anni Ottanta, la gestione al pubblico degli affreschi nella Basilica di San Francesco ha creato dei malumori al punto che lo stesso sindaco Ghinelli, che nei giorni scorsi si era espresso sulla proposta di affidare il lascito dell'artista biturgense all'egida dell'UNESCO, non ha nascosto oggi la sua delusione per la chiusura al pubblico della leggenda della Vera Croce. Ma diciamo un'occasione persa per ricordare, sicuramente questa data lo è stata. E voi sapete che questa è una biglietteria che non è nelle mani dell'amministrazione comunale, ma non voglio buttare la croce addosso a nessuno, dico soltanto che forse con un pochino di sensibilità in più si sarebbe potuto ricordare che il 12 ottobre, oltre che la scoperta dell'America e la morte di Lorenzo il Magnifico, è anche per l'appunto la ricorrenza della morte di Piero della Francesca. Sulla questione abbiamo sentito il parere del direttore del polo museale Stefano Cascio prima del convegno organizzato dal Collegio degli Architetti davanti proprio agli affreschi salvati a suo tempo dall'intervento della vecchia Banca Etruria. Perché oggi è rimasto chiuso al pubblico? Innanzitutto non è chiuso perché siamo qui in San Francesco. È mercoledì ed è un giorno di chiusura canonico per la Basilica. Non è che possiamo cambiare in base alla rotazione delle settimane le organizzazioni del luogo. Comunque, come ho già detto ad altri suoi colleghi, non credo che Piero della Francesca abbia bisogno della celebrazione delle ricorrenze. È appunto un artista universalmente noto, il sito è frequentato, è conosciuto, i giorni di ricorrenza sono artificiali, diciamo così, a parte che sono date ovviamente reali, però non credo che sia un problema.